Buon pomeriggio da Poilu, 1 km e 200 metri alla conclusione per Geschke, il fuggitivo di giornata, ultimo superstite di una lunga fuga, deve difendere 44 secondi su Talansky, 1.39 su Thibaut Pinot, caduto in discesa, la terribile discesa della Losse che ha fatto una vittima illustre. Alberto Contador ha avuto seri problemi meccanici, Contador si è dovuto fermare e addirittura Sagan, che era in avanscoperta per tutta la tappa, lo ha dovuto assistere per farlo ripartire. Per cui quando a 1 chilometro dalla conclusione il barbuto tedesco Geschke prova a difendere appunto la manciata di secondi che ha su Talansky, questa è la situazione. Ci sono due gare in una per il successo di tappa, appunto, con Geschke che proverà a arrivare a braccia alzate sul traguardo di Pralu che nel 75 vide Merckx alzare bandiera bianca a beneficio di Bernard Thévenet, e qui i francesi se lo ricordano e come celebrano a 40 anni di distanza proprio questa grande impresa di Bernard Thévenet. Noi ovviamente privilegiamo la cronaca perché è stata una tappa con tanti colpi di scena, anzitutto purtroppo la crisi di Van Garderen, che è stato male, terzo in classifica generale, già staccato sul Col de Lec, ha dovuto abbandonare, e quindi lo statunitense TJ Van Garderen in pratica ha detto basta. Si riapre la corsa al podio occupato per la terza posizione da Valverde, classifica generale che sarà più o meno ridisegnata, perché adesso al comando c'è Geschke a 44 secondi Talansky, poi Uran Pinot a 1.39, a 8.26 un gruppetto composto da Nibali, From, Quintana e Valverde, 8.26 a 10.09, quindi con un ritardo di 1 minuto e mezzo rispetto ovviamente al gruppo maglia gialla, c'è Contador che non è riuscito a recuperare. Noi diremo in diretta ovviamente l'arrivo solitario a questo punto dopo 4 ore e 11 minuti di corsa di Simon Geschke, tappa che ha visto Nibali attaccare in discesa, aveva provato anche in salita, e Thibaut Pinot, un grandissimo brivido per lui. Thibaut Pinot, il nome che ricorda ovviamente un vino, effervescente in salita ma da rivedere in discesa. Logicamente Thibaut Pinot ha rischiato molto e probabilmente ha perso anche la tappa. Intanto 300 metri per Geschke, maglia nera con inserti azzurri e rossi, striscia verticale bianca sul petto, non ci crede neanche lui Geschke, preferisce voltarsi più volte per rendersi conto che ormai la vittoria di tappa dopo 4 ore e quasi 12 minuti di corsa non può sfuggirgli. Si alza sui pedali il numero 86 Geschke, curva a sinistra, 75 metri alla conclusione, lo vede il traguardo, lo vediamo anche noi, il giusto tributo a Simon Geschke che alza il pugno sinistro ma continua a pedalare, vincitore di giornata sul traguardo di Pralu, il tedesco Simon Geschke. Si succedono gli arrivi per ciò che riguarda le posizioni di rincalzo, c'è stata una lunga fuga di 36 uomini addirittura, c'è chi ha resistito, c'è chi invece si è arreso. Quindi al secondo posto con un ritardo di 35 secondi si è classificato Talansky, poco più indietro Uran a 1.38 Pino, ma dicevamo adesso serve soprattutto capire una cosa, detto di TJ Van Garderen, è costretto all'abbandono, terribile mal di testa, probabilmente anche conati di vomito, febbre alta, non ce l'ha fatta a resistere, si è arreso sui tornanti che portavano al Col San Michel. Ebbene, quindi sparito ovviamente per questo infortunio il corridore statunitense, c'è anche il discorso Contador che in discesa è rimasto attardato e adesso ha 2 minuti di margine da recuperare. Intanto attacca Quintana, il gruppetto che noi ovviamente consideriamo è formato alla maglia bianca Quintana, ovviamente da Chris Froome, da Vincenzo Nibali, da Valverde che adesso sta cercando insieme a Nibali di chiudere un pochino il buco perché Quintana ha provato la solo. Questa salita finale di Pralu è lunga 6 km poco più, insegue da solo senza compagni neppure occasionali Contador, a 2 minuti da recuperare rispetto a From, Nibali, Valverde, Quintana, insomma questo è il gruppetto dei migliori e sono in gioco, è chiaro, anche le posizioni di rincalzo, tenuto conto che
Froome non ha avuto momenti di cedimento, né in salita né in discesa. Continuano ad arrivare, li abbiamo giudicati superstiti, intanto condizioni meteo che sono peggiorate, ma non piove, e questo l'ordine d'arrivo per ciò che riguarda le prime posizioni. Ha vinto Geschke a 32 secondi, Talansky, Rigoberto Urán 1.01 terzo, Thibaut Pinot 1.36, Mattias Franck 1.40, quinta posizione per lui, poi Kruijswijk a 2.27, Nicola Hosch a 3.02, Castro Viejo a 3.04, Pauwels a 3.05, Adam Yates a 3.21. Questo è un ordine d'arrivo che ovviamente interessa solamente per ciò che riguarda il vincitore di tappa, i piazzati sul podio non più virtuale della frazione odierna. Quello che conta è invece il ritardo di Contador che è scivolato in discesa, ha avuto un problema alla coscia perché in pratica deve esserci stata un'abrasione sull'asfalto. Intanto perde un pochino contatto Quintana, che però con una finta in pratica prova a scattare. Froome riesce a seguirlo, non così Nibali, che preferisce salire con il suo passo, prova a guadagnare qualche secondo. Nibali era anche in compagnia di un gregario, Kangart, che faceva parte anche di quel drappello di attaccanti. Froome adesso prova a sua volta a staccare Quintana. Froome in maglia gialla vuole vincere il Tour. Sono intanto passati 6 minuti e 18 secondi dall'arrivo del vincitore di tappa Geschke. La vittima illustre di questo allungo di Quintana prima e di Froome poi è proprio Vincenzo Nibali, che qualche segnale di vita lo aveva dato sulla penultima salita e soprattutto in discesa. L'arrivo di Quintana e Froome, ha perso forse una decina di secondi Nibali, che deve ancora tagliare il traguardo. Nibali lo fa in questo istante, subito assistito ovviamente dagli addetti dell'organizzazione, stravolti i corridori proprio sotto la nostra postazione. Vediamo passare Nibali, che viene accompagnato ovviamente a rifocillarsi, sta spiegando qualcosa anche agli organizzatori. Rapportino agile per Nibali, che è rimasto sulle gambe insieme al tecnico Daniele Di Noia, che ci assiste ovviamente per ciò che riguarda la parte tecnica. Abbiamo visto che ovviamente Nibali non è, almeno per ciò che la faccia può dire, spesso è un libro aperto, è arrivato provato. Per ciò che riguarda ovviamente il successo di tappa, diamo merito a Geschke. Certo, adesso in attesa di Contador potrebbe ridisegnarsi un altro Tour. Non ci sembra un Nibali in grado di poter mettere in difficoltà né Valverde né Quintana, però alla luce anche di quanto accaduto a Contador, di queste abrasioni, del problema, speriamo non grave, si è solo strappato il pantaloncino, il numero 31, che sta rincorrendo da solo, e in effetti potremmo dire che qualche preoccupazione anche alla luce delle prossime 3 dure tappe consecutive alpine, in casa Saxo Tinkov c'è tutta. Vi do qualche numero ovviamente, perché adesso si è delineata anche la nuova classifica, e ovviamente il successo è andato a Geschke per distacco. Il gruppo della maglia gialla, il gruppettino composto da Froome e Quintana con 7.15, Quintana ha preceduto Froome, che in pratica si è accontentato di controllare il colombiano. Valverde ha perso dai due, ci riferiamo a Quintana e Froome, 7 secondi, è arrivato a 7.22 dal vincitore Geschke. A 7.30 Nibali, che quindi ha ceduto a Froome e Quintana, 15 secondi. Contador è arrivato a 9.32 dal vincitore di tappa, per cui ha pagato un ritardo di 2 minuti e 2 rispetto a Vincenzo Nibali. Un ritardo invece di 2 minuti e 10 rispetto a Valverde, quello che più conta, ha perso 2 minuti e 17 secondi invece da Quintana e da Froome. Ora speriamo che le condizioni di Contador siano buone, c'è stata questa scivolata in discesa, abbiamo detto che è stata una tappa con molti avvenimenti, primo fra tutti il ritiro di Van Garderen, terzo in classifica, davvero spossato già dalle prime pedalate, ha passato un giorno di riposo in crisi con febbre eccetera, e quindi in effetti la corsa si è messa subito male per lui. Si è ritirato anche il campione del mondo Kwiatkowski di Contador, scivolato in discesa e poi non sveltissimo a
ripartire, ha avuto bisogno dell'intervento, dell'aiuto del suo compagno di squadra Sagan, abbiamo detto, come pure del successo in tappa di Geschke, che ha preceduto Talansky di 32 secondi, Uran a 1.01, Thibaut Pinot a 1.36, ritardo, ripetiamo, di Contador 2.17, ha perso Contador da Quintana e Froome.